Il sindaco di Norcia, Nicola Alemanno, è stato raggiunto da un avviso di garanzia emesso dalla Procura della Repubblica di Spoleto per aver autorizzato con procedura di emergenza post-sisma la realizzazione del centro polifunzionale della Proloco della frazione di Ancarano. La magistratura, ha detto lui stesso all'ANSA, mi contesta che la struttura sarebbe dovuta essere autorizzata con procedura ordinaria in quanto non avrebbe le caratteristiche delle strutture emergenziali. Il centro è stato interamente finanziato da una donazione privata ed è funzionale per la comunità di Ancarano, che avrà così un punto di ritrovo e potrà essere anche utilizzato in futuro in caso di altre emergenze, ha detto lo stesso sindaco. Questa vicenda è una beffa, lo scrive Catiuscia Marini, la presidente del l'Umbria su un post su Facebook in merito all'avviso di garanzia ricevuto dal sindaco Alemanno. Se l'avviso è per l'autorizzazione ambientale nella gestione dell'emergenza sismica, allora ci dimettiamo tutti noi amministratori pubblici che stiamo mettendo la nostra faccia con le persone a rappresentare lo Stato italiano sul territorio. Nessuno di noi si vuole sottrarre ai controlli, specie quelli della magistratura, ma questa vicenda di Ancarano sembra una beffa. Io e il sindaco siamo saliti il 24 agosto e poi il 30 ottobre a vedere come stavano le persone con le case tutte distrutte, riparate con una capanna di fortuna. Allora eravamo solo noi. Mi auguro che questa vicenda si chiarisca presto, perché essere messi sotto inchiesta per realizzare strutture emergenziali di riparo per fare più velocemente possibile e con qualità ci pare davvero troppo. Intanto sul web monta anche la rabbia dei terremotati che si stringono attorno al loro sindaco.